La Regione Marche ha puntato molto sul CODMA di Fano, valorizzando il patrimonio immobiliare strategico, dapprima come consorzio ortofrutticolo e poi come il punto vaccinale. È una struttura che ha una doppia vocazione, una vocazione storica, quella dedicata all'ortofrutta, ma si è trasformata anche in una struttura pronta all'emergenza. Lo abbiamo visto con risultati eccellenti nei tanti momenti difficili. Ha una posizione strategica per tutto il territorio, non soltanto per la città. E la conseguenza di questa scelta, e qui devo ringraziare l'assessore Baldelli e la Regione per aver messo queste risorse importanti, perché si fa un intervento che rende ancora più fruibile e accogliente, perché anche il decoro fa parte della funzionalità, però ecco, il punto centrale è la strategicità. Patrimonio immobiliare strategico della Regione Marche che si trova a Fano, che va necessariamente valorizzato. Che sia strategico lo dimostrano i dati: 2200 metri quadrati di edificio direzionale, 4500 metri quadrati di mercato ortofrutticolo e 18500 metri quadrati di aree esterne e parcheggio. Oltre questo, questa struttura è stata cruciale proprio perché della Regione Marche anche nella gestione in emergenza della pandemia.